Ilary Blasi, Unica 2, ecco di cosa parlerà il nuovo documentario. La notizia è confermata, Ilary Blasi sta girando un nuovo documentario autobiografico per Netflix a Ponza. A pochi mesi dal successo di Unica, questo nuovo progetto esplorerà la vita della showgirl dopo la separazione da Francesco Totti, raccontando la sua rinascita, i nuovi amori e i progetti futuri. È ufficiale, le voci su Ilary Blasi a Ponza sono vere. L'ex conduttrice televisiva sta lavorando a un nuovo documentario autobiografico per Netflix, pochi mesi dopo il grande successo di Unica. Questo nuovo progetto, anch'esso prodotto da Netflix, si distaccherà dal doloroso capitolo della separazione da Francesco Totti per concentrarsi sugli eventi successivi, inclusi i nuovi amori. Scopriamo cosa ci riserva questo nuovo racconto. Ilary Blasi continua a sorprendere i suoi fan. A soli 7 mesi dall'uscita di Unica, sta già lavorando a un nuovo documentario sulla sua vita. Questo progetto, che non sarà un sequel della docuserie Netflix, avrà un nuovo titolo e si concentrerà sulla rinascita di Ilary dopo la separazione da Francesco Totti, esplorando i cambiamenti nella sua vita e la nuova storia d'amore con Bastian Müller. Unica ha avuto un enorme successo su Netflix, con milioni di visualizzazioni. Tuttavia, il seguito non è stato altrettanto trionfale con l'uscita dell'autobiografia, Che stupida! Questo nuovo documentario affronterà la sfida di replicare quel successo, focalizzandosi sulla rinascita di Ilary, distaccandosi dai dolorosi eventi passati e illuminando aspetti della sua vita ancora non esplorati. Il nuovo documentario promette trasparenza e autenticità, come il precedente. Si concentrerà sulla vita di Ilary dopo la separazione, mostrando la sua rinascita personale e professionale. Prodotto nuovamente da Netflix, con un budget di 2 milioni di euro, il progetto è atteso con grande interesse. Recentemente, Ilary è stata vista a Ponza con la sorella Melody e alcune amiche, accompagnata da una troupe cinematografica. Ponza, con i suoi splendidi paesaggi, è un luogo simbolico per Ilary e Francesco Totti, rendendolo perfetto per raccontare una storia di rinascita. La presenza delle telecamere ha subito alimentato speculazioni, rivelatesi poi fondate. Uno degli aspetti chiave del documentario sarà la nuova relazione di Ilary con Bastian Müller. Questo amore rappresenta una nuova fase nella vita di Ilary, una fase di scoperta e gioia. La loro storia d'amore sarà raccontata in modo approfondito, mostrando come Ilary ha trovato felicità e stabilità in mezzo al caos e al cambiamento. Bastian Müller è un imprenditore tedesco di 36 anni che vive a Francoforte. Contrariamente alle voci, non è un ricco ereditiere. La sua famiglia gestisce un'attività modesta, secondo il settimanale Oggi. Prima di conoscere Ilary, Bastian era estraneo al mondo del gossip italiano e non sapeva nulla della sua vita. Dopo la separazione da Totti, è stato lui a conquistare Ilary, offrendole un amore che ora sarà raccontato sul piccolo schermo. Il divorzio da Francesco Totti ha sconvolto la vita di Ilary e dei loro fan. Unica ha esplorato molti aspetti della loro relazione e della sua fine. Il nuovo documentario si concentrerà meno su Totti e più su Ilary, affrontando temi di dolore, perdita e ripresa, mostrando come ha ricostruito la sua vita. Ilary si è spesso presentata come una donna resiliente. Il budget di 2 milioni di euro assegnato al nuovo documentario è indicativo dell'ambizione del progetto. Netflix punta sul fascino e sull'attrattiva di Ilary, investendo risorse significative. Riuscirà a catturare nuovamente l'interesse del pubblico? Lo scopriremo presto. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.